Marco, il tuo presidente Corioni ha detto che Caloi è confermato. Caloi ha preso tempo, tu da capitano vuoi o vuoi dire qualcosa per convincere Caloi a sciogliere la riserva e a dire sì? Ma che il mister resti, penso che lo vogliamo tutti per quello che ha dimostrato, per quello che ci ha dato. Dopo capisco anche, non so cosa ci sia nella riserva del mister, però capisco anche, sono conosciuto un po' in questi mesi come persona, penso che ci sia dietro la volontà di volere un progetto serio dalla società. Come si è detto anche a inizio anno, è una società che ripartiva da zero, una società che si è rimessa in discussione quest'anno, che la squadra penso ha fatto benissimo e ha dato una possibilità di risanarsi anche dal punto di vista economico, quindi penso che la riserva del mister sia proprio questo, il fatto che comunque venga data una progettualità a una squadra che secondo me in futuro può fare molto bene. Da vecchio e da persona che penso sicuramente di essere qui l'anno prossimo, sarà una cosa che chiederemo anche noi. La società ha detto che vogliamo fare una squadra che possa puntare ai playoff, che possa fare bene. Caloi ha detto però anche a noi di voler capire da quali giocatori si può ripartire, perché tanti sono in scadenza, tanti sono in prestito. Secondo te è una riserva legittima questa? Cioè è logico come allenatore voglia sapere questo, o bisognerebbe dire sì a scatola chiusa, rinnovare tutto ciò? A scatola chiusa, dire ok rinnova, a scatola chiusa quello che viene, è difficile anche per noi, perché se mi metto a pensare e dire ok che restano sicuri siamo io, Michele e Alessandro, che hanno dei più vecchi, quindi ti direi non possiamo restare in tre a trascinare un eventuale gruppo di soli ragazzi, perché è una cosa impensabile. Quindi, noi molti dei... Anche tu, anche voi senatori, diciamo così, chiedete quello che viene anche da loro. Ma penso che sia logica la cosa, no? Non lo chiediamo né per far polemica né per altro, ma pensiamo che per raggiungere dei grandi obiettivi noi partiamo da una base, penso importante, che abbiamo persone che ci tengono al progetto Brescia, perché sia io che Ale che Michele l'abbiamo dimostrato negli anni, il mister è dimostrato venendo in un contesto non facile, perché come eravamo a dicembre ce lo visto, quindi certo se mi chiedi speriamo che questo gruppo di vecchi, innanzitutto penso che anche qualcuno di quelli che ha scadenza, oltre al legame affettivo che ci lega da anni, quest'anno abbia meritato ampiamente e abbia dimostrato di poterci stare, perché certe volte si guarda solo il risultato del campo, ma dietro il fatto di formare un gruppo ci sono tante cose. Bisogna pensare a tanti giocatori che hanno giocato meno, che però erano sempre lì in silenzio, non hanno mai rotto le scatole, hanno sempre sposato la causa del gruppo, giocatori di categoria, perché ci possono stare, l'hanno dimostrato, quindi sicuramente verrebbero utili per la causa. Se la prospettiva è di ripartire solo da me, Ale e Michele come vecchio, come solo trascinatori, è molto difficile. Però ripeto, il discorso della società è stato chiaro nel tempo, il fatto di voler creare qualcosa di bello in un futuro, quindi penso che queste cose le valutano e le sanno meglio di me anche loro. Tu hai detto che partiamo da me, da Michele e da Alessandro, tutti dai sempre per scontato, si parlano sempre a fine anno, ci sono sempre voci sui bambelli, richieste, il farmaco non merla mai, queste cose. Tu mai hai deciso proprio una scelta da bandiera indipendentemente da quello che ti potranno proporre, o dici una cosa interessante lo valuto, o già parte sempre a prescindere dall'idea io sto al Brescia, sono al Brescia anche fatto fino a così? Arrivati a voi non sono tanti, 26 anni, però molte scelte diverse di vita probabilmente avrei potuto farle prima. Io detto, mi sento partecipe di questa, chiamala famiglia, chiamala come vuoi, mi metto in prima linea per ripartire, per il bene che voglio a Brescia, perché anch'io l'anno scorso come altri abbiamo chiesto
non abbiamo chiesto di una squadra per ritornare in Serie A subito, non abbiamo chiesto cose impossibili a nessuno, abbiamo semplicemente messo la nostra esperienza, tutto quello che può essere a disposizione per far tornare il Brescia grande, grande nel tempo. Per me questo sogno, questa cosa vale molto. Certo, c'è bisogno di tutti, c'è bisogno che tutti si assumano le responsabilità del caso, noi giocatori per i miei tutti, perché è inutile dire ok, ripartiamo da Ale, Michele e Marco, se poi sui loro tre non ci credono, noi ci crediamo tantissimo in questa cosa, perché speriamo e vogliamo che nel futuro il Brescia possa raggiungere traguardi importanti. Dici una cosa, l'altra sera da Via Finarola, era una battuta, però tu hai detto, secco, se c'è qualcuno che non è contento del fatto che mi ha preso i playoff, se la faccia passare, perché ha fatto un bellissimo campionato. Ce l'avevi con qualcuno in particolare o non soltanto cose che ti hai sentito? No, io non ce l'ho, non ho avuto con nessuno in particolare, non ce l'avevo con il presidente che può aver detto che era contentino in tempi sospesi. Cioè, io l'ho detto perché è davvero quello che penso. Se noi pensiamo, lascia stare come eravamo a dicembre, ma se andiamo a valutare solo il fatto che sei undicesimi o di più di giocatori che hanno fatto sì e no forse due campionati tra i professionisti, se ci ricordiamo come siamo partiti a inizio anno con una società anche in grandissime difficoltà economiche che abbiamo recuperato da quel punto di vista, abbiamo valorizzato i giovani, certo arrivi a tre punti dai playoff, non si possono dire parolacce, però ti gira perché sei lì, dici ci voglio provare ad andare e è andata male, però cioè, non sono frasi fatti, penso che sia la realtà dei fatti che dice che abbiamo fatto una grandissima stagione. Poi sono convinto che per andare in Serie A e per raggiungere tanti traguardi, certi traguardi, è ancora tanta la strada da fare, dobbiamo migliorare come squadra, dobbiamo migliorare come società, dobbiamo migliorare sotto tante cose. Quando mancano i soldi ho sempre pensato che serve un'ottima organizzazione in tutto, e penso che il Brescia stia e voglia lavorare in questo senso, quindi non possiamo che essere contenti per quello che è quest'anno. Certo, da vecchi così, giustamente dici, pensi anche subito all'anno prossimo, la voglia di ripartire nel migliore dei modi. Voi avete fatto una grande stagione, ma proprio per le premesse di partenza, i problemi economici, il mercato fatto come non mai al risparmio, non è stato un anno tranquillo, è stato un anno in cui avete dato il meglio, avete fatto molto bene, però è stato un anno difficile, tosto. Se la prospettiva fosse partiamo con i giovani, non possiamo fare grandi acquisti, non vi promettiamo nulla, tu, Michele Arcadi, Alessandro Gude, secondo te saresti disposti a vivere un altro anno così da pietà per i deboli di cuore, oppure ti chiederesti un risultato? No, ci piacciono le sfide, lo accetteremo, certo. Cercheremo di portare anche quella che è la nostra esperienza nell'anno di Brescia e quella che è la nostra opinione. Non siamo presidenti, non siamo aziendalisti, quindi sappiamo marginalmente cosa vuol dire magari avere un certo tipo di budget e dover fare la squadra su un certo tipo di budget, però se siamo riusciti a rientrare di parecchi soldi in questi anni e il progetto quantomeno per il futuro è partito bene, un minimo di garanzie penso che ci siano, perché comunque anche te prima hai detto la società si è sbilanciata sul fatto di voler fare una squadra che punta il playoff. Certo, una cosa che ci batteremo e che quest'anno ce la siamo trovata e che ci ha fatto molto piacere è il fatto, certe volte magari è meglio avere giocatori giovani o che ne so, un po' più scarsi, che però vengono davvero con la voglia di calarsi in una realtà come Brescia, che magari hanno meno qualità però ci mettono cuore, ci mettono voglia, ci mettono volontà, anche se devono restare solo per sei mesi o un anno. E quest'anno è stato incredibile, ma giocatori che sono venuti anche per poco tempo, che hanno davvero messo l'anno, hanno messo un qualcosa in più da questo punto di vista. Cioè, con i tempi che corrono, dove davvero ci sono molti meno soldi nel calcio, penso che se vengono giocatori che moralmente hanno qualcosa in più e hanno qualcosa di più da dare da questo punto di vista, penso che siano i presupposti migliori. Direte al presidente Corioni, o avete già detto al presidente Corioni, che sarete contenti se la loro rimanesse, oppure lasciate che... No, non è... Il presidente lo sa, ci siamo visti, ci siamo incontrati, ci siamo parlati, ma torno sul discorso che ho fatto prima, cioè
sarebbe da sciocchi, penso, farsi scappare una persona che, lasciamo stare il punto di vista tecnico dei risultati o di come è allenatore, ma che ci tiene a Brescia. A tutti magari è capitato di parlare col mister a telecamere spente, e lui stesso è il primo che dice, cioè, io ci tengo davvero a questa città, ci tengo a questa maglia e ci tengo a far bene con i Brescia. Certo, giustamente ognuno pensa anche al proprio di futuro e alle cose personali, che penso siano giuste. Ripeto, la riserva, se si tratta di un progetto serio e duro nel tempo, penso sia una riserva capibile. Mi dici che siamo praticamente fino alla stagione, cosa ti rimane di questa stagione? Due ricordi, uno bello e uno brutto. Più bello è sicuramente stato personalmente il mio anno da capitano. Non pensavo di finirlo, sinceramente. No, dopo dicembre ho avuto un po' di paura, no, è stato bello perché ci siamo messi alla prova anche con diversi momenti, perché il momento iniziale è bellissimo, il momento disastroso in mezzo, e credimi, trovare risorse in certi momenti non è per niente facile, quindi è stato un motivo di crescita sotto tanti punti di vista. Poi quello che davvero mi ha lasciato sbalordito è che non abbiamo fatto davvero fatica quest'anno a crearlo, comunque a creare un ambiente bello, è stato il gruppo. Quest'anno è stata una cosa incredibile, sia nei momenti belli che nei momenti brutti. Poi alla fine si dice che nel calcio a volte sono molto difficili i rapporti di amicizia o creare rapporti di amicizia durante il tempo. Non so se si creeranno con ragazzi che magari prenderanno altre strade, però il ricordo bellissimo di compagni di viaggio come quest'anno non me lo toglierà nessuno. Brutto? Il brutto, no, guarda, non ne metto di... Cioè non c'è un momento brutto. Ho detto davvero, ci credo davvero che è stata un'annata positiva, poi gli alti e bassi dei risultati fanno parte del calcio. Neanche con la macchina di Lograto? Neanche? Quella non era sicuramente bella, però sono momenti che ci sono, che ti fanno crescere, che al momento dici non vorrei mai vederli. Poi quando li passi così dici, sai, magari è sempre